Siamo a San Michele di Pagana, metà strada tra Rapallo e Santa Margherita. Questa è una località molto rinomata per il suo mare, molto quindi affollata durante la stagione balneare, ma a costo di peccare di presunzione sono convinta che pochissimi sanno di alcuni pezzi di grande pregio artistico e storico che si trovano all'interno della parrocchia di San Michele dove ci troviamo attualmente, priva di tutto quello che abbiamo alle nostre spalle, ma poi davvero insomma, un tesoro artistico e storico di grandissimo valore. Che cos'è? Questo è il famoso Van Dyck o Van Dyck, detto alla fiamminga. È un'opera nata per questa chiesa, dipinta probabilmente a San Michele. Da Van Dyck, che quindi ha soggiornato qui qualche anno? Si suppone, no, qualche anno no, perché è stato abbastanza poco anche a Genova. Probabilmente l'ultimo anno del suo soggiorno a Genova, il 1627. 1627 perché nel 1627 è data l'inizio della costruzione dell'altare per accogliere la pala d'altare. Ok, una crocifissione quindi? È una crocifissione, è l'unica pala d'altare che è in Liguria. Ce ne sono due pale d'altare dipinte da Van Dyck in Italia, una è a Palermo, è una Madonna del Rosario, e questa è l'unica in Liguria. Perché l'unica? Perché chiaramente i pittori genovesi, gelosi del loro rapporto con la Chiesa e con le commesse religiose, tendevano a escludere gli stranieri. Quindi fu commissionata per questa chiesa da colui che poi... Da Francesco Orero. Francesco Orero, come si diceva l'aromatario, della piccola nobiltà, della nobiltà minore genovese, aveva commissionato questo quadro per sé e ovviamente per gli eredi. Infatti, oltre a se stesso, ha fatto rappresentare San Francesco, che è il suo santo protettore, essendo lui Francesco, e San Bernardo a Chiaravalle, perché il fratello ed erede, lui non era sposato, che è alle spalle di San Francesco, sì, era il suo erede, era Bernardo, il fratello Bernardo, e quindi ha fatto rappresentare San Bernardo. Francesco Orero ha fatto costruire questo altare a partire dal 1627 ed è per questo che si suppone che la tela sia stata dipinta nel 1627, che è l'ultimo anno di permanenza di Van Dyck a Genova. Ecco, nel 1643, quando Francesco Orero ha fatto il suo testamento, l'altare non era ancora stato completato. Allora nel testamento ha lasciato i redditi di un certo terreno perché venisse completato, cosa che è stata fatta negli anni successivi. Francesco Orero poi è morto 2 anni dopo e è sepolto qui nella navata della chiesa. Sì. Francesco Orero, che apparteneva alla nobiltà minore genovese, era un aromatario, un profumiere o commerciante di spezie quantomeno. Francesco Orero soggiornava aveva abitazione dove ora ci sono il Palazzo dei Cavalieri di Malta. Dopo Orero ha venduto ai Cattaneo e per eredità dai Cattaneo è passata ai Marchesi Spinola, i quali poco più di 50 anni fa hanno lasciato in eredità all'Ordine di Malta. Come è entrato in contatto con il pittore? Come è nata questa commissione? Ci sono le leggende su questo, pare che, ma questa è una leggenda non suffragata da dati storici, che per fuggire, era un ritrattista soprattutto della nobiltà genovese, delle nobildonne genovese, probabilmente si dice qualche avance di troppo con qualche gentildonna per cui era fuggito, ma queste sono leggende, certo. Ovviamente. Ecco, dicevamo, magari posso anche sbagliare, la sensazione è che un bene di questo tipo, e questa chiesa in realtà è ricca di altre testimonianze artistiche. Sì, perché il 600 genovese qui è molto ben rappresentato, Giovan Battista Carlone, Gian Lorenzo Bertolotto, Valerio Castello, Bernardo Castello, Gregorio De Ferrari ed altri. Certo, ecco, che in realtà i Liguri poco conoscano, che in una chiesa così piccola, in una realtà così piccola, molto conosciuta turisticamente d'estate, ci siano beni e ricchezze di questo tipo. Sì, vagamente conoscono la presenza di un Van Dyck,
non molto. È più conosciuta all'estero perché ci sono delegazioni che vengono dall'estero espressamente per vedere il Van Dyck della chiesa di San Michele. Insomma, l'ennesima un po' riprova che forse dovremmo essere un po' più capaci, no? Di valorizzare il nostro patrimonio sicuramente. Grazie.